non è vero che non è senza costi, perché devo avere una struttura, no? Non è che pago il posto, non lo pago, ma comunque devo pagare con qualcuno che è nell'ufficio e che abbia un piano di comunicazione e che risponda eventualmente se qualcuno diciamo si fa vivo, no? Cioè, questo è il problema, no? Magari qualcuno fa ingenuamente un tentativo di entrare in contatto, dall'altra parte per una settimana nessuno ti risponde. Cioè, questo ovviamente non è possibile che si possa fare un... Allora, e non viene utilizzato in maniera sufficiente neanche per la raccolta fondi, perché il fascino di questi mezzi è incredibile, per cui il racconto che il non profit può fare può generare una spinta a fare la donazione o a comunque a dare un dono qualsiasi, contribuire oppure a raccogliere i volontari. E questo è un altro elemento, diciamo, importante, di un'altra opportunità che offrono questi mezzi. Io credo di aver finito se non sbaglio non ci sono più slide, e eventualmente poi se ci sono domande sono disponibile a raccontare, cioè, a integrare insomma. La cosa importante di questa ricerca è che rappresenta in questo momento un punto, cioè, all'alba di marzo 2013, questa è presso 1500 intervistati la situazione. Ovviamente in questi casi la cosa importante è vedere l'evoluzione del fenomeno della crescita nel tempo, e quindi il nostro impegno, che prendiamo qui stasera, è quello di aggiornare nei prossimi mesi, se non da qua a un anno, la situazione, per capire. Forse questi mesi cambiano con tanta rapidità che forse nell'arco di un anno è fin troppo, ma ovviamente in autunno potrebbe essere il caso di capire come le cose stanno cambiando, anche grazie, spero, al contributo, allo stimolo, all'iniziativa della giornata di oggi, che a questo punto però ti ringrazio. Se ci sono domande potete fare subito, oppure Antonio, ci troviamo dove sei e magari possiamo tenere per dopo. E direi di passare adesso ai contributi che secondo me sono quelli che possono portare un elemento di informazione, un elemento di raccordo, un elemento di riflessione per molte persone che non proprio sono qui per noi oggi, da parte di alcuni rappresentanti che hanno già sperimentato, stanno sperimentando questi nuovi strumenti. E vorrei chiamare qui come primo intervento il dottor Mario Bello, segretario generale di Fondazione Calibro, perché ci ha molto colpito che proprio Fondazione Calibro abbia intrapreso recentemente una serie di iniziative di presenza e di contatto con i propri stakeholder, che sono molto ampi, come potete immaginare, attraverso questi canali. Si racconta l'esperienza di Fondazione Calibro che si chiama Dottoressa. Sì, l'esperienza di Fondazione Calibro, dunque devo dire innanzitutto una che io ho più dubbi che certezze, che sono assolutamente favorevole ai mezzi di comunicazione moderni, eccetera, però, è una cosa anche banale, cioè voglio dire, se c'è Facebook o se ci sono questi mezzi di social network, eccetera, molto bene che vengano adottati. Se non li adottiamo siamo in ritardo. Però, come dicono gli americani, shit in, shit out, cioè se noi introduciamo merda in un mezzo di comunicazione più veloce, ne esce merda più velocemente. Quindi il problema non è sulla tecnologia, cioè noi dobbiamo essere molto all'avanguardia nell'utilizzo della tecnologia, ma ancor più nell'avanguardia nell'utilizzo dei contenuti, e ben venga se la tecnologia è uno stimolo al nostro interno per muovere contenuti che si sono incancreniti. Quindi il fatto che le organizzazioni non adottino questi mezzi perché, cioè, tiriamo giù la maschera, perché i direttori non hanno
la voglia di mettere in discussione l'organizzazione, perché c'è da dedicare una persona che prima faceva una cosa tradizionale, l'ha fatta per 20 anni e la deve fare in maniera diversa, e perché questi mezzi implicano un rapporto molto più veloce, molto più quotidiano con il proprio pubblico. Però portano a casa dei risultati. Sì, portano a casa dei risultati, cioè ne portano a casa ancora pochini, nel senso che chi cerca, cerca i soldi e fa fundraising attraverso la rete ne porta pochi. Ne porta ancora pochi, però speriamo che anche questi mezzi di crowdfunding eccetera prendano l'avvio e decollino anche in Italia. Comunque, questa è solo la premessa, dico semplicemente perché Fondazione Cariplo e perché ho spinto in questa direzione, perché le fondazioni diciamo stanno in una situazione un po' critica, nel senso che intanto le fondazioni col terzo settore hanno un rapporto intrinseco asimmetrico, nel senso che la fondazione c'ha i soldi, l'ONG o il terzo settore non ha i soldi, quindi questo è asimmetrico, no? Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è che il mestiere di fare la filantropia è un mestiere poco democratico, perché la decisione in base alla quale a chi dare i soldi, a quale programma, a quale progetto dare i soldi, è una decisione che la prendono pochissime persone, 2 o 3 persone, non è un processo democratico di discussione, quindi questo dobbiamo essere consapevoli, le fondazioni devono essere consapevoli. Allora il pericolo è che le fondazioni vivano nella loro torre d'avorio, nella loro elite, e che si occupino dei problemi del mondo come si occuperebbe il nobile feudatario del 1200, che elargisce ai poveri, no, e questo è il concetto di beneficenza. Cioè, credo che questo vada superato oggi, perché oltretutto noi non parliamo mai abbastanza della situazione sociale ed economica, ma anche culturale, che noi stiamo attraversando. Noi stiamo attraversando la più grande crisi fino ad oggi, a partire dall'inizio del 1900, che è peggiore della crisi del 29, e ci sono studiosi che hanno ben messo in risalto che la crisi finanziaria ed economica del 29 non è stata del 29, è stata di tutti gli anni 30 e 40, perché per tornare la durata della crisi, per tornare ai livelli di occupazione e di sviluppo economico ante crisi, questi terremoti impiegano circa dai 15 ai 25 anni. L'America è uscita dalla crisi del 29 grazie all'industria bellica e grazie alla Seconda Guerra Mondiale. Allora, qui ci sono degli interrogativi molto grossi da fare, perché noi stiamo vivendo un periodo di crisi e di grande travaglio, e lo riconoscono bene chi è senza lavoro oggi, no? E soprattutto i giovani. E il paradosso è che le fondazioni fanno i soldi all'interno di un sistema economico, finanziario e commerciale che in parte ha anche prodotto questa crisi, no? E però poi utilizzano questi soldi per tappare il buco e mettere il cerotto ad alcune piaghe che si creano nella società. Questo che avviene. L'indice Gini è cresciuto, quindi la disuguaglianza è cresciuta in quasi tutti i paesi occidentali, America compresa, Germania compresa, ne fanno eccezione solo qualcuno del nord, ma sono ovviamente gestire 5 milioni di persone, 6 milioni di persone è diverso che gestire 50 o 60, e la disuguaglianza nel mondo è cresciuta anche tra aree diverse del mondo. Allora, il discorso diventa che le fondazioni, ma a questo punto anche il mercato, l'industria e a questo punto anche il terzo settore si devono aprire di più e devono collaborare di più e devono discutere di più su quello che può essere il concetto di società che vogliamo,
in quale società l'economia, la filantropia e la politica vogliono vivere. Se la i social network servono a stimolare un dibattito democratico su questi temi, ben vengano, ma ben venga qualsiasi strumento che è indirizzato verso questo obiettivo. Se veniamo invece più specificatamente a quello che la Fondazione Carico ha fatto e per chi l'ha fatto, in realtà è che noi non è che ci siamo innamorati di Facebook o di YouTube, eccetera, di questi strumenti, perché questa è una decisione tecnologica. Ci siamo innamorati di un'altra cosa, cioè io credo molto che questi strumenti possano essere abilitanti di un altro fenomeno, che è il fenomeno delle comunità di pratica, o meglio, che qualcuno chiama anche diversamente community of learning, cioè le comunità di apprendimento e le comunità di pratica. Un teorico ormai da 10 anni su questo argomento è Etienne Wenger, che insegna in California. Le comunità di pratica sono semplicemente delle comunità in cui non esiste un leader, non esiste un capo, non esiste il grillo della situazione che detta, che comanda, legge, dice cosa va bene e cosa va male. Le comunità di pratica non hanno leader, casomai hanno un facilitatore e vivono sul fatto che coloro che sono i practitioners, cioè quelli che hanno le mani in pasta e che lavorano e gestiscono progetti, fanno una disclosure, cioè aprono le porte dei loro dati, delle loro esperienze e dei loro errori, quindi dei loro fallimenti e dei loro successi, e li mettono a disposizione di un gruppo di persone, piccolo o grande che sia, di una comunità che ne dibatte e ne discute perché è interessata a capire e a non fare gli stessi errori o a migliorare il proprio lavoro. Questo è veramente per noi interessante, soprattutto con gli enti che ci interfacciano, perché noi siamo grant making, cioè diamo dei soldi, ma la vera esperienza poi concreta sul campo sono le ONG che lavorano sul campo, sono quelle che hanno l'esperienza. Se noi non raccogliamo questa esperienza e non la ridistribuiamo, facciamo un lavoro molto parziale, molto banale, cioè un lavoro di sostentamento, per carità, caritatevole, positivo, ma il vero scambio, il valore aggiunto non sta nello scambio del denaro, sta nello scambio della conoscenza. Allora, è questo che fa evolvere un intero settore o un'idea o un concetto di società. Quindi noi ci siamo innamorati delle comunità di pratica. I mezzi, i social network sono uno strumento, però come vorrei dire, dobbiamo sbrigarci ad utilizzarli, ma non fine a se stessi, nel senso che se i segnali di fumo fossero dei mezzi più efficaci per ottenere questo obiettivo, usiamo i segnali di fumo. Non so se altrui, quindi saluto Dario. La soddisfazione, cioè i miei colleghi dell'ufficio comunicazione sono molto soddisfatti perché vedono i numeri salire. Io sono soddisfatto se riusciamo a fare dei passi avanti nella mentalità di una filantropia che sia a due voci, a due canali, che dialoghi sia in andata che in ritorno, che sia più democratica, nel senso che parli a un ambito molto più ampio di persone e che magari si inneschi un dibattito anche sulla società civile che vorremmo in uscita da questa crisi. Ci piacerebbe discutere un momentino meglio. A me sembra che dei tre settori, mercato, filantropia e policy maker, il mercato, grazie Ugo, non è per farti un complimento qui, però a tutto il lavoro tuo e della tua squadra sul discorso del coinvolgimento delle imprese, no? Quindi le imprese mi sembra che stiano cominciando a giocare un ruolo molto importante, questo, e sottolineo, molto innovativo.
la filantropia sta facendo gli sforzi, pure lei, il policy maker andrà sempre francamente assente. Comunque, in questo momento vuol dire reti sociali. Quindi non esiste, quando leggiamo anche sui giornali riferimenti anche rispetto alla politica o ad altri fenomeni sociali, che esisterebbe un popolo della rete, beh, quella è pura mistificazione, non esiste alcun popolo della rete, esistono persone che di giorno mangiano, vanno in giro, lavorano, poi a un certo punto di giorno, di notte sempre di più, in qualsiasi momento della giornata, grazie ai dispositivi mobili, si collegano alla rete e in rete continuano delle attività che probabilmente svolgono anche nel mondo reale, di solito intrattenendo relazioni con persone in carne ed ossa. Se le incontrano per strada possono stringersi la mano, se le incontrano sulla rete non possono avere un contatto fisico, ma possono continuare ad intrattenere relazioni. Allora, per rispondere alla tua domanda, mi sembra che il limite oggi principale sia un limite di tipo culturale. Effettivamente Paolo Peretti citava tra le leve da attivare sicuramente quella dell'education, cioè abbiamo bisogno di un grande sforzo formativo, diciamo divulgativo, perché l'utilizzo delle reti sociali online diventi una pratica che ha più a che fare, più vicina con la nostra vita reale quotidiana. Dati della ricerca interessantissimi cominciano a dirci innanzitutto una cosa, e cioè che tra le ragioni indicate dalle organizzazioni non profit per l'utilizzo di social network manca quella che, a mio avviso, a noi di Scene Notte lavoriamo tutti i giorni su questi temi, è quella principale, e cioè per stabilire relazioni. Non dovremmo usare le reti sociali come una vetrina e quindi per acquisire visibilità. Certo, ha senso che li utilizziamo per aumentare la visibilità di una nostra causa, ma non è quello lo strumento. Faccio molto prima con la televisione e non c'è dubbio che le poche campagne che hanno uno spazio televisivo raggiungono dei risultati strepitosi, perché i mass media sono ancora mass media. Mentre le reti sociali online, avendo caratteristiche affini alle reti sociali fisiche offline, cioè limiti di relazioni che noi possiamo intrattenere, per esempio, ci richiedono un atteggiamento diverso. Allora, quello che io mi aspetto da un'organizzazione non profit è che utilizzi i social network per stabilire relazioni con i propri donatori potenziali e con tutti i soggetti che sono portatori di interesse rispetto al tema di cui una organizzazione non profit si occupa, mentre la donazione è l'atto nel quale nasce e si esaurisce, può nascere ed esaurirsi una relazione attraverso un SMS, mando, digito 450 qualche cosa, ho mandato i miei 2 euro, mi sono messo la coscienza a posto e poi il prossimo mese, la prossima campagna farò un altro SMS, beh, quello che può accadere sui social network è una cosa diversa, cioè che avviamo un rapporto, la donazione eventualmente è uno dei momenti di quel rapporto, magari il momento conclusivo di un processo durante il quale si approfondisce una conoscenza, si apprende reciprocamente qualcosa e si stabilisce un rapporto di fiducia. Ma se lavoro su social network come organizzazione non profit per ottenere questo risultato, allora vuol dire che devo abbattere quell'altro limite che emergeva chiaramente dalla ricerca. Cioè, non posso dire che non ho tempo, che non ho competenze, poi spesso queste categorie, come dire, stanno insieme. Se io mi sto ponendo quell'obiettivo, cioè di utilizzare la comunicazione non come un corredo estetico alla mia attività, ma come una delle leve per realizzare la mia missione sociale, beh, allora io devo investire tempo, devo acquisire competenze, devo trovare le risorse per fare quel lavoro. E quindi devo fare in modo che ci siano nella mia organizzazione persone dedicate a intrattenere relazioni, che significa quindi non solo pubblicare cose, ma significa ascoltare, significa accettare le critiche, significa esporsi alle critiche. La cultura di una società aperta nasce lì, nel momento in cui io racconto che cosa ho fatto e magari un volontario che ha lavorato in un mio progetto critica il modo in cui io conduco quel progetto. Quella critica è un'opportunità di correggere i miei comportamenti, se è fondata,
oppure un'opportunità, se ritengo che quella critica non sia fondata, di argomentare ulteriormente, cioè di aumentare il volume del dibattito, del buzz, e quindi continuare a migliorare la conoscenza che gli altri hanno di quello che io sto facendo. Ecco, stare in una rete sociale, online o offline, dovrebbe servire a questo. Il vantaggio delle reti sociali online enorme è che la velocità di propagazione può essere straordinariamente rapida. Eccole, abbastanza articolata, perché tutto vero quello che ho sentito sino adesso, la necessità di costruire relazioni. Allora, COPI, che si occupa di cooperazione internazionale e quindi combatte la povertà nei paesi dimenticati ultimi dove c'è più bisogno, ha un sito web, questo, e anche che è strettamente collegato con tutta l'attività che noi facciamo sul social network e su altri strumenti di comunicazione online. Questa della coerenza degli strumenti credo che sia una cosa importante, perché quello che sta accadendo e che ci siamo accorti anche noi è che rischiamo di disperdere, di avere più voci diversificate. Il caso che volevo portarvi, questo non è un social network, ma è una comunità virtuale cosiddetta, si chiama volontari.org, volontaricopi.org, ed è un sito che abbiamo creato apposta per coinvolgere in maniera, se vogliamo, meno libera di quello che succede sulle pagine di Facebook, però coinvolgere delle persone, cioè i volontari. È un sito che è stato lanciato in ottobre del 2011 con una crescita notevolissima, e noi cerchiamo di coinvolgere persone interessate a fare volontariato nella nostra associazione, in particolare per l'evento che noi abbiamo nel periodo di natalizio, in cui si chiama Cartanassi di Solidarietà, ci richiamo in alcuni punti vendita convenzionati con COPI per realizzare i pacchettini di Natale. Questo sito è un sito che è stato utilizzato moltissimo, abbiamo un numero di visite, di accessi che è elevatissimo, da persone che si sono avvicinate a noi, sono diventati volontari alcuni, altri hanno dato disponibilità, altri semplicemente abbiamo ottenuto quella visibilità. Ma la cosa interessante è che è anche uno strumento per noi per fornire loro un servizio, quindi gli spieghiamo non solo come si fa volontariato con noi, gli offriamo degli strumenti e anche ascoltiamo il loro feedback, pubblichiamo storie, e molto attivo ovviamente sotto il periodo della campagna, quindi il periodo di Natale, ma adesso lo stiamo anche implementando per avere una relazione sempre col mondo dei giovani, per quella che è l'attività di face to face, cioè un'attività di raccolta fondi, che non è una raccolta fondi che avviene online, perché face to face sono i dialogatori con cui si approcciano le persone con dei banchetti o per strada o in alcuni punti vendita, però questo è uno strumento con cui noi comunichiamo che COPI sta cercando, comunque sta facendo questa attività, e quindi cerchiamo dei giovani disponibili a partecipare con noi, e viene utilizzato moltissimo. E qua mi riallaccio al nostro sito istituzionale copi.org, che è la nostra voce autorevole. Che cosa succede? Lì è anche importante andare a capire come viene utilizzato, quindi non solo quello che noi vogliamo, la relazione che noi vogliamo creare, ma la gente per quello che ci cerca. Il 20% delle visite del nostro sito web sono per le ricerche di lavoro. Attività di storytelling. Sicuramente abbiamo iniziato prima di altri a raccontare quello che accadeva sul campo, facendo parlare le persone che sul campo c'erano, facendo parlare spesso e volentieri i beneficiari. Nel 2007 siamo state le prime organizzazioni a aprire un blog. Siamo stati tra le prime organizzazioni a cercare di far funzionare quel blog delegando il processo di creazione dei contenuti, perché quello che accade spessissimo in realtà è che il blog è gestito, mantenuto dall'ufficio stampa e comunicazione di un'organizzazione, e questo fa sì che normalmente il contenuto rimanga stereotipato, freddo, molto professionale, molto marchettaro per molti versi. In realtà nel tempo abbiamo deciso di spostare l'asse dal blog a un'ulteriore frammentazione del discorso.
Oggi su Facebook, vedete la nostra pagina istituzionale, però è vero che oggi su Facebook esistono 3 dei paesi in cui siamo presenti che gestiscono personalmente, cioè direttamente, la loro pagina Facebook. In quelle pagine Facebook vengono postate fotografie, storie di bambini, di ragazzi, di progetto. In questo processo non c'è più nessun coinvolgimento diretto a monte dell'ufficio comunicazione e raccolta fondi di Terre des Hommes, perché quando abbiamo sperimentato il blog, poi si sbaglia, nel tentare costantemente di spingere, siamo arrivati in realtà da un lato a prenderci in carico l'attenzione dei contenuti, dall'altro nel frustrare i nostri colleghi che si sentivano quasi giudicati dal Tribunale della Santa Inquisizione di comunicatori che scrivono bene. Questo processo non ha funzionato, perché ha funzionato su casi sporadici, ma poi non era sostenibile nel tempo, e il problema era la sostenibilità delle buone prassi, non tanto la creazione di bellissime best practice che poi però dopo qualche mese sono destinate al fallimento. E abbiamo provato tante di best practice che hanno funzionato per 3 mesi, dopodiché sono scivolate nel oblio. Oggi in realtà quindi usiamo Facebook per raccontare le nostre storie, per raccogliere le storie. Una cosa interessante che non si dice e che giustifica molto l'idea di non profit come comunicatore di comunicazione poco interessante, spesso inutile, stereotipata, è di l'uso di internet come uso vetrina. Io ho una ricerca di stamattina, mi hanno dato stamattina un ebook realizzato da volontari per lo sviluppo solo sul mondo delle ONG, quindi soltanto con una ricerca sulle ONG. Viene fuori un'idea di organizzazioni che non fanno che pubblicare eventi, appuntamenti, call to action di raccolta fondi. In realtà, come racconta Seth Godin, che è uno dei guru della rete, le organizzazioni non profit dovrebbero smetterla di continuare a interrompere, come si fa con gli spot televisivi e come facciamo normalmente nella pur benemerita attività di comunicazione push che dobbiamo fare, perché giustamente altrimenti non riusciremo a stare in piedi, ma dobbiamo anche essere noi l'interesse ed entrare noi negli interessi, nelle cose che interessano le persone, altrimenti parliamo di interrotto di marketing, iniziamo a diventare dei fastidiosi soltanto, delle fastidiose zanzare. Dobbiamo riuscire invece a mixare queste due cose, perché altrimenti i risultati nel tempo scivolano. E lo dico perché io sicuramente rappresento una di quelle organizzazioni che negli anni ha sfruttato bene il web. Fino a un anno e mezzo fa noi crescevamo sui sostegni a distanza con attività tradizionali del 50% anno su anno, attraverso email marketing, affiliation, posizionamento sui motori di ricerca. Oggi tutto questo non è più possibile, i costi sono diventati molto elevati. Oggi dobbiamo necessariamente lavorare sulla relazione, fare fundraising in relazione. Le storie sono le storie dei nostri beneficiari, ma sono anche le nostre storie, metterci in prima persona in gioco. C'è un bellissimo esempio americano di Charity Water, che è un'organizzazione che si occupa di accesso all'acqua, è stata la prima organizzazione a superare l'oltre 1 milione di follower su Twitter. Ma perché? Perché ogni singolo dipendente, collaboratore di Charity Water, raccontava il suo modo di essere Charity Water, e non con una comunicazione etero diretta, ne vediamo alcuni in questo momento su web, poco 2.0, molto 1.0, ma con una comunicazione libera, ma il più possibile, dove era possibile, anche attenente alla causa, ma rimanendo se stessi, rimanendo normali i tempi della rete, che però parlano di cosa? Del loro lavoro come del loro interesse, della loro passione, perché questa è la grande sfida. Eccola qui. Allora, io vi faccio un intervento un po' più tecnico e sull'opportunità che avete, ma anche sugli errori che dovete evitare. Partiamo prima dalle belle notizie, magari. E questa slide qui sono 4 casi che vi ho portato. Il primo è un'asta fatta su Twitter. Ospedale, a favore che mi sono segnato per evitare lo sviluppo, ospedale Gaslini di Genova, un ospedale pediatrico, e la ONU si chiama La Cicogna. Hanno preso delle bottiglie di vino dalla fiera di Vinitaly a Verona e le hanno messe su Twitter, sito internet, Facebook, eccetera. E le persone devono fare un'asta, quindi rilanciare la loro quota per comprare questi oggetti. Un'asta fatta con Twitter, quindi costa praticamente nullo, a parte il tempo delle persone, eccetera. Facebook, tutta la condivisione che c'è stata, ogni volta che uno fa un rilancio c'è una persona che fa il rilancio maggiore da avere la bottiglia di vino dedicata, eccetera. Quindi la quantità di messaggi che è enorme. Il secondo esempio è un rifugio per cani di Reggio Calabria. Hanno lavorato molto sulla creatività, ovvero una scheda
grafica particolare inserita nella pagina Facebook, in cui hanno presentato la motivazione della loro esistenza e l'invitare a condividerlo con gli amici. Qui può essere avuto un problema di server per le pagine, per costruire questa piccola faccetta qui, ma i costi sono irrisori. Però aver fatto la scelta di colori, i messaggi, poi ho fatto la carta di identità per ogni singolo cane, per vedere chi è quel cane, una bella raccolta di fotografie, eccetera. Il terzo è un settore molto interessante, che è quello che noi chiamiamo social commerce. Dentro la pagina Facebook c'è una bella startup italiana che si chiama Blooming, di Alberto Dottavi. Loro cosa vi fanno fare? Avete la vostra pagina Facebook, montate dentro un vero e proprio sito di e-commerce. Questa associazione di Taranto, per esempio, mette dentro gli oggetti che vi produce, piccoli oggetti fatti dai volontari. Dentro Facebook voi comprate l'oggetto, pagate, fate tutto quanto lì dentro. Grazie ad un'applicazione adesso che permette dentro Facebook di fare pagamenti con le carte di credito. Quindi voi potete costruire la vendita dei vostri oggetti, mettendola lì in deposito, si paga poi una commissione su quello che viene venduto, non avete neanche bisogno di farvi voi un sito e-commerce con problemi di carte di credito per vendere gli oggetti, tutte le difficoltà che ci sono per gestire le carte di credito. Pagina Facebook, quindi lì dentro la persona compra, naturalmente quando compra accederà a messaggi, condivisione, eccetera, eccetera. Blooming poi si fa carico della problematica della sicurezza delle carte di pagamento, della gestione degli ordini, eccetera. Bisogna pagare una fee? Sì, è una percentuale su quello che viene venduto, per cui non dovete avere bisogno per forza di grandi quantità di venduto, quello che si piazza lì. Naturalmente poi si gioca sulla creatività, sui messaggi e tutto il resto. Il quarto invece è un social network dedicato solo al non profit. Stanno nascendo molti modelli di social network soltanto per i non profit, soprattutto per accogliere persone che su Facebook non ci vogliono andare, perché ricordiamoci comunque che ci sono molte persone che appena gli dice social network subito vanno da un'altra parte, problemi di privacy, eccetera, eccetera. Quindi l'ideale sarebbe in realtà farsi social network in casa propria, diciamo, per evitare che poi ci siano quelle persone che non vanno d'accordo con Facebook, Twitter e rischiamo di perderle. Questo Causis funziona in questo modo: l'azienda mette un budget che vuole dare in beneficenza. Poi c'è la persona che sceglie l'azienda e sceglie a quale associazione fare la beneficenza. Quindi la persona poi dopo dice: io prendo i soldi da X azienda e la voglio dare all'associazione vicino al mio quartiere. E quindi la persona poi diventa portatrice di soldi dall'azienda presso l'associazione di volontariato. E quindi dentro del Causis voi troverete una mappa, per esempio, per cercare l'associazione di volontariato vicino a casa vostra. Bisogna quindi solo registrare lì dentro un'associazione e dire: vabbè, voglio essere presente in questo database. C'è il database dell'azienda che vogliono fare le donazioni. L'azienda guadagna perché, facendo vedere che è l'azienda che fa questa donazione, ha tutti i vari condivisioni di messaggi con gli amici, l'azienda guadagna visibilità. L'associazione guadagna perché poi fa in modo che tutti i suoi amici vanno a fruttare i soldi per portare i soldi alla loro causa. E in questo caso potete partecipare con Facebook, Twitter o anche semplicemente non far parte di nessun social network. C'è un social network interno con schede personali, eccetera, amici. Questo è il lato positivo. Poi c'è anche un lato, c'è il lato educational, ovvero Facebook ha la pagina Facebook Sbarra Non Profit, in lingua inglese, ma spiega come usare non profit, come fare non profit dentro Facebook. LinkedIn ha la pagina linkedin.com/non profit, vi spiegano come usare LinkedIn per cercare persone, per fare pubblicità non profit, eccetera. Twitter.com/non profit.org, mi pare, come usare Twitter per le associazioni non profit. Perché sia i fondatori di Facebook, Twitter e LinkedIn, loro sono grandi donatori, anche se in America magari è difficile andare a farsi donare da loro, però almeno usare queste risorse che loro hanno fatto dentro il loro social network permette di capire come usare questi strumenti. Perché il problema delle piccole associazioni è che io uso Facebook per i miei amici, con la stessa logica uso Facebook per l'associazione di volontariato. Quindi profilo che chiede amicizia invece della pagina e tanti errori. L'errore più grosso è, per esempio, la copertina, l'immagine principale che voi mettete dentro la pagina Facebook. Quella che appena aprite la pagina appare in alto proprio. Lì dentro, in teoria, bisognerebbe non superare una certa quantità di testo, il 10% di testo, non bisognerebbe mettere video all'azione, non bisognerebbe fare una serie di cose. Perché poi succede che Facebook, con i suoi motori, il lato negativo qual è? La mattina vai per cercare la tua pagina e non la trovi più. Sì. E qui a volte il problema di questi entrare in social network è che noi siamo sempre in casa di altri e se non rispettiamo le loro indicazioni tecniche potrebbe succedere che magari la nostra presenza poi viene a creare problemi e viene mandata fuori. Anche quindi controllare soprattutto quello che chi va a scrivere sulle bacheche per evitare
problemi di spam o altri problematiche. Quindi diciamo che per chi vuole iniziare, per chi proprio vuole avere un primo approccio al MET, è meglio cominciare con il proprio network prima poi di passare a un livello di sofisticazione. Sì. La cosa migliore sicuramente è una pagina, è montare una piccola scheda grafica come quella dell'esempio numero 2, costa poco, ma da quel tocco di personalizzazione di grafica è anche di spiegare meglio quello che uno fa. Quindi tutte queste cose si possono fare con budget ridottissimi sì, e un uso del mezzo relativamente... Anche Blogging, si va sul sito di Blogging, si mette dentro la pagina Facebook di cui si ha proprio indirizzo e lui automaticamente ti dà il necessario per montare il piccolo e-commerce. Certo, molto chiaro e anche efficace, con poco si valorizzano magari le piccole cose che fanno le persone. Sì. Oltretutto c'è anche un aspetto di geolocalizzazione, perché poi utilizzando eventualmente per esempio Twitter come altri canali si può anche sapere dove donare vicino a sé, no? Quindi un altro dei vantaggi. Ecco, perché appunto anche la piccola associazione di quartiere può conoscere ancora meglio le persone che abitano intorno a lei. Sì, quindi dalla grande rete alla piccola rete. Certo. Magari anche una rete più viva rispetto alle grandi reti. Certo. Sul web ci sono organizzazioni che stanno usando molto bene la rendicontazione di impatto. Adesso prima ho incontrato una collega di MSF, per esempio, che da anni usa molto bene la rendicontazione di impatto. Pochi numeri, storie, testimonianze dal campo. Questo è possibile farlo quando si parla di progetti all'estero, ma secondo me è importante ricordarsi che anche quando il progetto è dietro l'angolo, e parliamo del canile o del centro per disabili, spesso e volentieri chi sta fuori quel centro non sa cosa accade in quel centro. E ci sono dei modi di raccontare, rispettando ovviamente la privacy, la dignità delle persone, perché non sempre è possibile mostrare facce, non sempre è possibile raccontare, perché altrimenti rischia di diventare pornografico il nostro mestiere. Allora, in questi casi si possono però raccontare delle storie, si possono dare qualche numero, non sommergere di numeri, poi è importante avere il bilancio sociale, è importante avere il bilancio rendicontato, è importante avere tabelle riassuntive, però spesso e volentieri i nostri sostenitori interessano anche quei piccoli numeri che fanno la differenza. Quante persone hai sostenuto? Che tipo di servizi gli hai dati? Qual è l'impatto? Cioè quante persone avrebbero cambiato la loro vita? Allora, il web permette di fare tutto questo a costi molto più bassi, ma anche con la possibilità di interagire. Un bilancio sociale ci costa, obiettivamente, ci costa stamparlo, ci costa pensarlo, ci costa ragionare sulla grafica. Una pagina di Facebook permette di giorno per giorno dare quel numerino. Il nostro sito internet, che spesso lasciamo alla comunicazione vetrina, se ci mettiamo una bella foto, è una infografica facile, non ci viene per il grafico, ci metti una tabella, un impatto veloce, rinnovandola e dando la possibilità, permette di dare quella sensazione chiara che il mio tempo, i miei soldi non sono stati buttati al vento. Oggi, io l'ho detto anche provocatoriamente tempo fa, non sono un venditore degli SMS in quanto tale, che sono per alcuni colleghi, anzi lo uso, spero di usarlo ancora in futuro. Il problema è che stiamo però un po' abituando le persone a chiedere costantemente, perché siamo tutte le settimane in televisione a chiedere soldi, e nessuno ci dà la possibilità di raccontare quello che abbiamo fatto con quei soldi. E non sempre è possibile il passaggio televisione-rete. Allora, secondo me questo aspetto dobbiamo rivendicarlo sia con i nostri strumenti, sia dicendo anche agli altri media, fateci anche raccontare il buono, l'impatto. Non dobbiamo sempre andare a chiedere soldi, dobbiamo anche poter avere la possibilità di raccontare cosa abbiamo fatto con quei soldi. E la rete evidentemente c'è la possibilità, è nuova, basta un video, una fotografia, un'infografica, possiamo dire tante cose senza ammorbare e annoiare. Poi c'è il livello di approfondimento e questo evidentemente è importante, perché altrimenti rischiamo anche qui a raccontare tutto. Grazie Paolo, Roberto e tutti quanti per il loro contributo. Credo che ci siano delle esperienze molto interessanti. E volevo però permettermi una battuta, quando non lo faccio, ma a volte sì. Voglio dire ad Alessia, non c'è bisogno di dare la propria donazione sempre alla stessa organizzazione per due motivi. Uno, perché ci sono anche iniziative del Sodalgia Social Innovation,
Ma la seconda è che c'è l'Istituto Italiano della Donazione che ti permette di donare con fiducia, quindi se tu parli con l'Istituto Italiano della Donazione scopri che ci sono comunque 70 organizzazioni perlomeno in questo momento a cui si può donare con altrettanta fiducia di quella che tu fai con la tua organizzazione. Era solo una battuta fuori sacco in questo momento. Io volevo fare però un'osservazione. Stasera abbiamo l'opportunità di avere qui con noi alcuni degli esperti, alcuni dei protagonisti di questi strumenti. Quindi se ci sono domande o cose che in questo momento ti possono interessare per approfondire, approfittiamo nei tempi ovviamente che abbiamo a disposizione. Io però mi permetterei anche di impegnarci in questo modo, nel senso che se non ci sono oggi le domande, vi vengono a casa, mandando in metropolitana a casa stasera, chiamateci e noi facciamo con sms. Facciamo, o mandateci un sms, benissimo, o mandateci sul nostro sito, e noi ci faremo in modo di coinvolgere gli esperti che sono qui stasera e addirittura Paola che è a Stoccolma in questo momento, per darvi poi una risposta. Io vorrei di mantenere questo rapporto. Usando qui ragazze e signore, perché sicuramente siamo lì. Seconda cosa, io penso, quando ci siamo messi in testa di fare questo incontro di oggi con queste tematiche, ci siamo detti tra di noi, a noi piacerebbe che uscendo la sera alla fine del convegno le persone portassero a casa qualcosa che non sapevano loro. Domanda, è vero? Potete andare. Metterà a disposizione, offrirà insieme con partner qualificati la realizzazione di una campagna di comunicazione attraverso i social network, attraverso il sito dell'iniziativa e altri media, allo scopo di generare partnership con le imprese, creare rete con le altre ONG, stimolare un sostegno concreto da parte del più ampio possibile numero di persone che navigano in rete. A questo punto io vorrei chiedere a Giorgia Vezzoli, che è la consulente di Sodalità su questi temi, di prepararvi, approfondire questa cosa e rendere concreta l'offerta che stiamo facendo. Dire che lui ha idea al mondo, tutto, ma i progetti sono altri progetti. Ci siamo inventati un Web Communication Award, visto che ci piace. Sì, quest'anno Sodalità Social Innovation avrà una novità. Cioè, la giuria, oltre a selezionare un progetto per ciascuna delle categorie del programma, selezionerà 3 ulteriori progetti sociali, come diceva prima Castellano, particolarmente meritevoli. I 3 progetti sociali però saranno selezionati tra tutti quelli iscritti a Sodalità Social Innovation. Questi 3 progetti saranno oggetto di una votazione online sulla pagina Facebook di Sodalità Social Innovation, che tra l'altro abbiamo inaugurato proprio quest'oggi, anche se volete come un po' un escamotaggio per dare loro una visibilità e suscitare un po' di interazione tra gli utenti della rete. La votazione avverrà per 2 settimane, al termine della quale chi avrà ricevuto più voti, cioè i cosiddetti mi piace, likes su Facebook, riceverà una campagna di comunicazione a cura di Fondazione Sodalità su misura. Che cosa prevede questa, diciamo, campagna di comunicazione al progetto più votato? Innanzitutto la realizzazione di un video dedicato al progetto, la redazione e la diffusione di un comunicato stampa, un numero speciale dedicato della newsletter di Sodalità, che attualmente arriva a circa 6.000 iscritti, e la promozione dell'iniziativa su tutti i canali web della Fondazione. Sulla pagina Facebook di Sodalità Social Innovation, per un mese dall'assegnazione del riconoscimento, ci sarà la pubblicazione continua di post dedicati all'iniziativa. E poi, ultimo ma non meno importante, la possibilità di proporre la propria iniziativa come progetto charity o raccolta fondi interna alle imprese aderenti a Fondazione Sodalità. Detto questo, comunque, ai 2 progetti che saranno stati meno votati ci sarà saranno comunque oggetto di una piccola promozione da parte nostra, non solo attraverso la creazione di una scheda di presentazione e del periodo di votazione, ma anche attraverso la realizzazione di un'intervista che faremo